Uomini e donne oggi, Niloufar in lacrime, discussioni in studio. Oggi uomini e donne, Niloufar discute con Giordano, lacrime in studio. Nuova puntata del Trono Classico oggi a Uomini e Donne. Dopo l'entrata dei quattro tronisti, arriva il momento dei corteggiatori di Sara e Niloufar. La prima è uscita con Lorenzo, Luigi ed Emanuele, mentre la seconda con Gianluca e Giacomo. Viene mandata in onda l'esterna tra la Dati e Francesco. I due si incontrano al cinema. Mentre parlano, lei pare non apprezzare il fatto che lui sia truccato. I due discutono e lei se ne va. Il corteggiatore la raggiunge, ma la tronista afferma che lui non è una persona che vuole conoscere. In studio, la maggior parte delle persone non approva la reazione della ragazza. In ogni caso, Maria spiega che il problema della donna è che le è sembrato che il ragazzo fosse più interessato alle telecamere che a lei. Giordano crede che Niloufar sia sempre pronta a trovare dei problemi in tutte le esterne che fa. Giordano prende la parola anche per capire il motivo per cui non è stato portato fuori. La tronista spiega che voleva vedere se avrebbe sentito la sua mancanza. Che è poi un piccolo diverbio tra Sara e Gianluca. Si passa poi al filmato dell'uscita tra Niloufar e Gianluca. I due si trovano in studio e rivedono alcuni dei momenti più belli delle loro esterne. Il ragazzo dice di averla pensata molto e oggi in studio si dichiara per lei, portandole anche un mazzo di fiori. In tutto ciò, Giordano si alza e esce dallo studio senza salutare. Maria lo richiama e gli spiega la posizione della Dati. La ragazza non ha avuto il colpo di fulmine, ma questo non vuol dire che non provi un minimo interesse per lui. Alla fine, la tronista scoppia in lacrime e balla con il giovane. Uomini e donne Trono Classico, le esterne di Lorenzo. Lorenzo è uscito in esterna sia con Sara che con Niloufar. Con la prima non è andata bene. Dopo aver scambiato qualche chiacchiera, lei ha rivelato di essersi un po' scocciata e di voler andare via. Con l'altra, invece, è andata molto bene. Lui le ha organizzato una sorpresa sotto la finestra del suo albergo.